Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it. Technology. Ciao a tutti amici, benvenuti sul canale di Amico Computer. In questo canale tratteremo di tutto quello che riguarda l'informatica, dal mobile al computer fisso, quindi tutorial, recensioni di prodotti, news informatiche, tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia. È un canale molto attivo, vi prego di iscrivervi perché ogni iscritto per me è molto molto importante e mi dà uno stimolo a continuare. Detto questo, buona permanenza e iscrivetevi ad Amico Computer. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it. Technology. Salve a tutti amici, in questo video vediamo come rimuovere il browser Hijacker v9.com. Di solito basta andare in programmi e funzionalità, disinstallarlo da là, controllare le estensioni del nostro browser, toglierle anche di lì e poi modificare la home page. La home page va modificata anche in caso nel collegamento dei nostri browser su desktop, per esempio Google Chrome, andare a fare in proprietà e cercare il percorso e vedere che finisca con per esempio chrome.exe e non che ci siano spazi e qualcos'altro dopo. Comunque ci sono programmini gratuiti che fanno tutto quanto e ripuliscono anche l'eventuale registro, quindi ve li mostro. Sono due dei miei tre migliori programmi spyware che preferisco, entrambi gratuiti. Uno si chiama Malwarebytes Anti-Malware, versione free, e l'altro è ADW Cleaner, il portable. Come sempre in descrizione avete i link per lo scaricamento. Potete provare prima con ADW Cleaner, che è un portable e non installa niente, ma se avete già installato questo Malwarebytes potete fare una scansione con questo. Nel file di setup vi viene chiesto se volete attivare anche la versione pro in prova gratuitamente, potete disabilitarlo e lasciare tranquillamente quella free. Qua semplicemente clicchiamo su scan per fare una scansione, treat scan, e facciamo scan now. Quindi aspettiamo pazientemente il risultato. Invece su ADW Cleaner bisogna fare scansiona e poi quando ha finito pulisci. ADW Cleaner ci chiede obbligatoriamente un riavvio del computer, quindi assicurarsi che tutto sia chiuso prima di procedere con la pulizia. Anche perché bisognerà riavviare, quindi semmai fatelo attendere. Dopo il riavvio tutto dovrebbe essere pulito, quindi in caso non fosse così ricontrollate giusto le estensioni del vostro browser, componenti aggiuntivi, che non ci sia V9, e quindi una volta fatto questo il browser Hijacker non sarà più presente sul vostro computer. Oltretutto avrete rimosso anche qualcos'altro che magari non pensavate di avere. Un saluto a tutti. Salve a tutti amici, Apple ha da poco svelato tutte le novità di iOS 8 e sono veramente tantissime. Devo dire che finalmente Apple ha mostrato un bel coraggio e ha introdotto delle vere sostanziali modifiche. Allora, sono due paginate di appunti che mi sono preso perché è impossibile ricordarsi tutto a memoria. Cerco di partire dalle cose più essenziali. Allora, secondo me, come ho detto nel mio precedente video, il precedente problema di Apple era quello degli acquisti in app o degli acquisti da parte dei bambini. Ebbene, adesso è risolto il problema. Sarà possibile creare fino a 6 account per una famiglia associati a una carta o una prepagata. Questi account potranno essere settati come principali e secondari. I principali potranno acquistare senza nessun problema, i secondari potranno acquistare, ma prima verrà inviata una richiesta a un account principale. Quindi un'altra conseguenza di questa modifica è che le app saranno centralizzate, quindi condividerete tutti i vostri acquisti con la vostra famiglia, con possibilità quindi di prendere delle applicazioni già acquistate da un altro membro della famiglia. Ottima decisione di Apple. Sarà possibile poi inserire gli widget direttamente nella barra delle notifiche, quindi attenzione, non nella home come Android, ma nella barra delle notifiche, e anche ci sarà possibilità di interazione. Quindi veramente una grandissima novità. Sarà possibile proteggere delle applicazioni con le password, anche questa è una cosa veramente fondamentale.
C'è anche l'introduzione di una nuova applicazione chiamata Health, che è un'applicazione fitness che si interfaccerà con numerosissimi hardware che sicuramente verranno rilasciati nel tempo e quindi sarà un'applicazione utilissima per tutti gli appassionati di sport. Poi abbiamo AirDrop che consentirà di trasferire file anche da OS X ad iOS. iCloud si trasforma in iCloud Drive e consentirà l'integrazione con PC e Mac. Abbiamo poi Continuity, che è un sistema che permette in pratica di iniziare un lavoro su un dispositivo Apple fisso o mobile e poi continuarlo, riprenderlo quindi da un altro di questi dispositivi. Questo si potrà fare anche dall'applicazione Mail, che consentirà appunto di iniziare una mail per poi finirla in un altro dispositivo che ha appunto Mail. Safari per iPad aggiunge una sidebar laterale e un sistema a schede. iMessage si arricchisce di funzioni tipiche dei social network, come ad esempio l'invio dei videomessaggi o la localizzazione GPS, eccetera. Sarà possibile installare poi tastiere alternative e utilizzare lo swipe come in Android. Dovrebbe essere anche inserito un sistema di riconoscimento delle parole in base a quello che state per scrivere. Foto, l'applicazione Foto sarà dotata di funzioni nuove di ricerca e regolazioni. Si potrà svegliare Siri senza toccare nessun tasto, ma parlando e dicendo semplicemente Hey Siri. Vedrà anche l'integrazione di Shazam, che consentirà quindi di ricercare le canzoni direttamente tramite Siri, e la possibilità di dettare direttamente a Siri. App Store sarà dotato inoltre di un nuovo tipo di esplorazione, di raggruppamento delle app che permetterà un multisconto su pacchetti di applicazioni e queste app potranno anche interagire fra di loro, quindi estendendo la loro potenzialità. Numerose le novità anche per programmatori che vedono l'introduzione di un nuovo linguaggio di programmazione, si chiama Swift, e la sostituzione di OpenGL con il nuovo Metal, che garantirà nuove prestazioni sicuramente nel videogaming soprattutto. Ebbene, credo di aver detto praticamente tutto, erano le novità principali, mi sarà sicuramente sfuggito qualcosina, ma sicuramente di piccolo. Comunque, purtroppo l'uscita non è imminente, si parla di autunno di questo anno, quindi autunno 2014 vedremo l'uscita di iOS 8. A breve sarà disponibile in versione beta per sviluppatori. Queste erano le novità. Sicuramente cominciano a colmare il gap che c'è tra Android e Apple. E vi lascio, un saluto a tutti. Salve a tutti amici, non faccio praticamente mai dei video sullo store di Windows 8 e sulle sue applicazioni, poiché all'inizio erano abbastanza poche, non ho trovato niente di che, insomma io preferivo sempre le applicazioni desktop, ma ci sono numerosi utenti che hanno i tablet Windows 8 e quindi sfruttano tantissimo il Metro UI, quindi l'interfaccia Metro. E ho trovato invece adesso numerose applicazioni che valgono veramente la pena di essere nominate. Vorrei cominciare con questo video, quindi parlando di Fresh Paint, che mi ha veramente sorpreso. Credevo fosse un semplicissimo programma di disegno, però è veramente bellissimo. Allora, si presenta così, intanto lo potete scaricare gratuitamente dallo store di Metro, quindi di Windows 8, e potete creare qualcosa di nuovo, potete importare qualcosa da immagine, da fotocamera, addirittura da Bing. Vedete, se cliccate su Ispirami, lui vi importerà delle foto. Dipingi con olio, dipingi con, decidete voi, disegna con matita. Facciamo disegna con matita, per esempio si apre questo pesce. E quindi qua ci sono, diciamo, delle indicazioni su come colorare. Ovviamente siamo noi a doverlo fare. Allora, tasto destro e appare questa schermata. Ovviamente è creato per il touch, quindi questo dà veramente il massimo con il touch. Il mio schermo non lo è purtroppo, quindi non è nemmeno un tablet, è un PC fisso, quindi non posso sfruttare le opzioni con le dita. Comunque immagino che sia un tap dall'alto verso il basso per far apparire questa schermata, così come se ne va, e idem scorrere verso l'alto per mandarla via. Insomma, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, scegliere il pennello, in questo caso matita, la dimensione, la tavolozza dei colori è questa qui, ma vedete si possono ampliare e sono potenzialmente, sono tutti quanti i colori, quindi non è affatto il paint classico, attenzione, eh. Selezioniamo un colore e poi semplicemente disegniamo, che ovviamente con il mouse è più difficile. Il mio consiglio è quello di utilizzare delle penne touch, assolutamente, delle penne touch che potranno rendere il massimo con questi programmi. Qua
Qua possiamo trovare questa che sarebbe in realtà la pipetta, solo che qua ha il simbolo di un mirino, vedete? Lo portate dove volete e prende questo colore. Questo è per visualizzare il nostro disegno senza la griglia qua che ci aiuta. Questo è il tasto annulla, questo è il tasto avanti. Questa è la gomma. Quindi in realtà diciamo che non è che ci siano tantissime opzioni in sé, però sono fatte bene, graficamente sono bellissime ed è un programma che assolutamente consiglio se avete figli o anche voi stessi se siete dei grafici, se vi piace disegnare, perché non lo so, questa applicazione mi ha dato molto, era veramente bella, anche la grafica del tutto insomma mi ha colpito particolarmente. Quindi Fresh Paint, ho voluto iniziare un video sullo store da questo Fresh Paint perché mi è veramente piaciuto tanto. Poi ci sono altre opzioni che non ho nemmeno guardato, comunque diciamo che più che altro serve per disegnare, non per fare editing, per fare disegno. Qua ci sono dei pacchetti a pagamento se vi interessano per i vostri figli, per farli colorare. Quindi applicazione consigliata sicuramente per i figli, per bambini o per chi ama colorare, che sono anche gli adulti, non c'è nessun tipo di vergogna, perché sembra che colorare sia una cosa da bambini, non è vero, è una cosa da creativi, semplicemente, o da persone che ce l'hanno come hobby. Importarlo come immagine e poi ovviamente salvarlo, mandarlo in cloud, condividerlo sui nostri social network, eccetera. Questo era Fresh Paint per Windows 8, un saluto a tutti. Technology, buy it easy, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it. Technology. Insegnare a usare il computer o comunque l'informatica agli anziani. Una battaglia persa, direte. Non è proprio così, però bisogna approcciarsi nel modo giusto. Purtroppo la maggior parte di noi che deve insegnare qualcosa non solo agli anziani, ma anche agli adulti della generazione precedente, non si riesce a fargli capire certe cose. Quindi, che cosa fanno loro? Vi chiedono, ditemi come si fa. Prendono un blocco d'appunti e si scrivono. Allora, cliccare qui, cliccare qui. Purtroppo quello è sbagliatissimo perché. Perché allora questo sistema funziona solamente se quella persona deve fare un'unica operazione sul computer o comunque pochissime operazioni. Il problema è che queste persone una volta cominciate a prendere la mano vogliono fare questo, quest'altro e quindi non serve più, a parte che vi stresseranno continuamente, però devono imparare le basi, se non gli insegnate le basi sarà impossibile, anche perché voi pensate, per esempio, un antivirus gratuito che avete scaricato ogni tanto salta sulla finestra con scritto passa alla versione pro. Voi sapete che passare alla versione pro significa pagare perché è una protezione maggiore, ma loro non ci arrivano. Magari c'è scritto la protezione ma è maggiore. Accidenti, sì. Quindi, soprattutto se hanno un computer loro, un dispositivo loro, bisogna seguirli, bisogna insegnargli certe cose, certi principi. Bisogna partire dalle basi. Certo, è difficile, per esempio, se date un tablet, non è l'ABC di Windows. È difficile adesso, però bisogna far così. Bisogna cominciare a insegnare delle piccole cose. Quindi, nel caso di Windows, per esempio, cominciare a insegnare le cartelle, i file, come sono strutturati, perché poi quelli non trovano più nemmeno un file che hanno salvato. Che cos'è il salvataggio? Che cos'è apri? Che cos'è? Insomma, bisogna partire dalle basi. È un procedimento lungo e complesso, però se non fate così. Vi assicuro sarà tutto tempo perso, perché se voi dovete insegnare a usare per esempio Word o un programma di Office per fare determinate cose, lo impareranno giusto un'ora e poi dopo se lo dimenticheranno. Anche se scrivono, vi diranno il computer fa come gli pare, non funziona, perché io dico di fare una cosa e invece lui ne fa un'altra. Questi sono i discorsi classici che vi faranno. E questo succede perché loro non riescono ad imparare il sistema, perché voi, per esempio, voi intendo la generazione mia, più piccoli e poco più grandi, se vi mettono in mano un cellulare con un sistema operativo nuovo, magari vi arrancate un po', però cominciate a capire, ah, queste sono le impostazioni, questa è la suoneria, questa cominciate, insomma, a studiarci un po' e a capire. Questa cosa loro devono assolutamente apprenderla, perché se no, qualsiasi cosa vada storto, qualsiasi problema, qualsiasi cosa che va leggermente fuori dalle righe, e informatica vuol dire tutto. Loro vanno nel panico e sono costretti a chiamare qualcuno. Questo
Quindi devono imparare il procedimento, che cosa vuol dire quella cosa. Per esempio, non so, un videoregistratore, una TV, voi sapete qual è il tasto dello standby, il simbolino dello standby, il simbolino del rewind, il simbolino dell'avanti veloce. Sono cose base, vanno imparate perché una volta che lo trovate in alto a destra sapete che quel simbolo vuol dire spegnere, off, vuol dire chiusura. Quindi innanzitutto imparare i termini, assolutamente. Termini, simboli, bisogna imparare dei concetti. Un concetto già difficile per quelli che sanno l'informatica, però imparare anche il phishing, non cadere nelle trappole. Quindi bisogna cercare di blindare il computer il più possibile a una persona che sta imparando, possibilmente senza internet se possibile, perché internet in mano a uno che non sa usarlo è un'arma letale, anche perché loro non lo sanno usare, non è che si accontentano di fare certe operazioni, vi chiedono subito di fare delle cose che voi avete imparato magari dopo anni, quindi vogliono subito guardare i film, vogliono andare nei forum, vogliono andare su Facebook, però non capiscono quella cosa lì, come si apre la chat, perché si è aperto qui, perché hanno cliccato lì, hanno pubblicato lo stato di là. Quindi è un procedimento lungo anche per i social network, poi non ne parliamo, soprattutto per i social network, cominciare a dire allora ti insegno cos'è un social network è molto difficile, anche perché cambiano continuamente. Insomma, io intanto partirei da Windows, quindi anche se vi chiedono di imparare un po' internet, prima partite da Windows, i concetti dell'informatica di base. Fate del vostro meglio, se no li iscrivete a un corso base, perché comunque ci sono insegnanti che sono adatti proprio a insegnare a certe persone. Purtroppo ho dei problemi pure io a insegnare. Per quanto voi mi dite che io uso dei linguaggi più semplici, che faccio capire bene le cose, sì, però a persone che hanno già una base, non da zero, perché anche io con mia mamma, per esempio, ho tantissime difficoltà a insegnarle certe cose, quindi ha sempre, sempre, continuamente dei problemi. E ogni volta che gli dico come fare per risolverli, poi se lo dimentica. Per esempio, l'ordinamento delle foto, e mi è sparita una foto da una cartella, come mai non ho fatto niente? Perché poi vi sentirete dire queste cose, io non ho fatto niente, e succede tutto da solo. Quindi niente, era diciamo un vlog per mettervi al corrente delle difficoltà per chi non l'avesse mai fatto, o per chi comunque prima o poi dovrà insegnare qualcosa anche ai propri figli, ma ai propri figli è più facile perché comunque si parte con calma da delle basi molto molto piano, mi raccomando, e i figli hanno la possibilità di apprendere molto velocemente, l'età giusta per imparare l'informatica. Quindi cose base, non è sbagliato nemmeno partire da cose più vecchie, anche se sono obsolete, non è male, un po' di storia di Windows, quindi farli, non so, aggeggiare su una virtual machine, giusto per farli prendere confidenza, non è male, anche perché la virtual machine è l'ideale, sia per gli anziani, insomma per chiunque per imparare, perché in virtual machine qualsiasi danno fate, in realtà non avete fatto niente, perché non avete danneggiato il sistema operativo vostro. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Salve a tutti amici, video veloce per chi ha Google Earth e non conosce la funzionalità simulatore di volo. Di cosa sto parlando? Google ha inserito la possibilità di volare con il programma di Google Earth, quindi un simulatore di volo a tutti gli effetti. Cosa bisogna fare? Allora, andate sul punto in cui volete partire, per esempio andiamo a Roma, andate su Strumenti, accedi al simulatore di volo. Sarà possibile scegliere tra un F-16 o un SR-22, lascio l'F-16, vista corrente oppure da un aeroporto addirittura. Proviamo da un aeroporto, allora Los Angeles per esempio. Se avete un joystick potrete anche abilitare i comandi. Facciamo avvio al volo. Quindi poi tutto il resto dipenderà dalla nostra connessione ADSL, quindi per vedere in tempo reale tutti i vari posti aggiornati. Infatti aspettiamo un po', perché attualmente non si vede nulla. Comunque, allora, i comandi, se scrivete comandi simulatore di volo su Google, li trovate tutti. Comunque essenzialmente sono le frecce per andare su, giù, destra, sinistra, quindi per usare la cloche. G è il carrello, poi ci sarebbero F che sono i flap, e page su, page giù per dare velocità. Allora, senza aspettare che carichi più di tanto, facciamo page su per la velocità. Aspettiamo di prendere un po' di velocità e poi partiamo con il tasto giù. Eccoci, ci siamo.
Togliamo il G. Ovviamente non è come Flight Simulator, ci mancherebbe, però ecco, vedete anche gli edifici in 3D vengono visualizzati. Il problema è che se non avete una connessione veloce non riuscite a visualizzare in tempo tutto quanto, come sta succedendo in questo momento. Comunque, questo è un piccolo giochino che stava dentro Google Earth, tanti lo conoscono, ma alcuni non avendo mai spulciato le funzioni del menu a tendina di Google Earth non conoscevano questo giochino. Quindi niente, volevo semplicemente mostrarvelo e invitare chi ha Google Earth di provarlo, tanto per fare così un'esperienza geografica reale in tutto il mondo, perché comunque è possibile volare in tutto il mondo. E questa è Los Angeles, che sembra più apocalittica vista così, dal momento che la mia connessione non riesce in tempo reale ad aggiornare nemmeno gli edifici in 3D. È anche molto difficile da guidare, cioè non aspettatevi un gioco vero e proprio, ma è solo una funzione simpatica che Google ogni tanto inserisce, no? Nei siti, nei giochi, nei programmi. Così come anche ci sono gli easter eggs su YouTube. Questo è da molto tempo presente in Google Earth. E niente, questo era il simulatore di volo, ci vediamo al prossimo video. Technologic, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it. Technologic. Salve a tutti amici, video molto importante sulla scelta del processore a livello notebook. Non starò a rifare un video come scegliere il miglior portatile perché ne ho già parlato diverse volte, ma vorrei dedicarmi esclusivamente al processore. Perché faccio questo video? Perché ultimamente sto vedendo, per esempio, un tipo di processore i7 di ultima generazione, di quarta generazione, molto venduto, che però è un processore abbastanza scarso a livello di i7. Ora, quindi parlo di Intel, ma comunque più o meno anche su AMD il procedimento è il solito. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna stare attentissimi quando si va a comprare un notebook, perché i processori, per esempio i3, i5, i7, non vuol dire automaticamente che i7 sia migliore di i5 e di i3. Bisogna guardare il modello, e se chiedete ai commessi, loro guardano la cifra, vedono che la cifra è più alta, per esempio i7  4500U, quell'altro invece è un i5 4200M. 4200 è inferiore al 4500, quindi quello è più potente. No, è proprio il contrario. Infatti, un modello che troverete spessissimo ultimamente, quindi parlo di questo processore, siamo a giugno 2014, quindi magari se state vedendo questo video tra un anno non sarà più attuale, però il procedimento è il solito. Dovete guardare queste quattro cifre, spesso hanno una lettera dopo, quindi in questo caso i7 4500U, che punteggio ha totalizzato nei benchmark. Allora, io utilizzo come al solito cpubenchmark.net, ve lo scrivo anche in descrizione. Questo sito vi consente di controllare tutti i processori esistenti, ovvero qualcuno poi mancherà pure, però la maggior parte ci sono. CPUbenchmark.net, andate nella prima tabella high-end CPUs, che sarebbero le migliori CPU presenti sul mercato, le più alte, ma ci sono anche le più basse, nel senso le migliori, le più attuali. E cercate, fate un cerca e cercate il modello per esteso, vi segnate il punteggio e fate dei paragoni con gli altri portatili. Per esempio, i5 4200M totalizza 4170 di punteggio sul benchmark. i7 4500U, che dovrebbe essere più alto, totalizza 3875 di punteggio. Questo vuol dire che è abbastanza scarso rispetto all'i5, e magari lo paghereste anche meno. Poi sì, bisogna vedere la combinazione delle altre caratteristiche, la scheda video, la RAM, però a livello di processore l'i7 4500U è un processore medio e nulla di più, e viene venduto anche su portatili da 750 € o su portatili da 450-500 €. Quindi magari credete di avere un ultimo i7, un ottimo processore, ma non è così. Allora, quali sono due ottimi processori invece? Sono l'i7 4930MX e l'i7 4940MX, che totalizzano rispettivamente 9867 di punteggio e 9490 di punteggio, e sono processori che potreste trovare anche su un notebook da 1000 €. Quindi se dovete spendere 800-900 € ne comprate uno da 1000, 100 € in più, ma avete un processore che è più del doppio rispetto all'i7 4500U, o anche più del doppio rispetto all'i5 4200M. Quindi il procedimento è questo: andare con un foglio
al negozio dove volete voi, segnarvi tutti i processori dei portatili che ci sono in offerta o quelli che o del range di prezzo che volete voi e fare un po' di ricerca online, quindi sul CPU benchmark, su video card benchmark per guardare anche la scheda video, quindi vedere un po' se è bilanciato il disguido, per esempio con un i7 4930MX, un super processore, se c'è una scheda video leggermente peggiore di un'altra che sta su un i7 4500U, vale comunque la pena di prendere quello con la scheda video un po' peggiore, perché il processore è più del doppio migliore. Avete capito il meccanismo? Quindi attenzione, non fatevi ingannare quando scrivono i7 quarta generazione, ultima generazione, sembra che sia il miglior processore, non vuol dire niente. Più facile che voglia dire che consumi meno delle ultime generazioni e si migliora sempre di più il consumo. E quello è un'altra cosa molto importante, perché minor consumo vuol dire anche minor calore all'interno di un notebook ed è una cosa importantissima da controllare. Mettete sempre la mano sul notebook acceso e anche sulla ventola. Nei negozi i notebook stanno spesso sempre accesi, quindi vedete un po' se scalda parecchio. Bisogna comprare un notebook che scalda poco e niente, e ce ne sono, fidatevi, anche abbastanza potenti. Tutto sta nella manifattura del notebook. E anche lì non c'è una marca migliore di un'altra, dipende dal modello in sostanza. Quindi mi raccomando, state attenti al processore. Un saluto a tutti.